concertino dal balconcino è nato il ottobre 2011, nell'ottano ottobre 2011, il 30 marzo, è praticamente la prima domenica che noi siamo arrivati, io e Maxim qui a Torino, abbiamo letto quella scritta lì, il cortile non è una discarica, e abbiamo pensato cosa sarebbe se fosse per noi, se dipendesse tutto da noi, e quindi abbiamo fatto un concertino così improvvisato, come se fosse una prova che normalmente facciamo dentro casa, fuori dal balcone. In quell'occasione avevamo invitato un po' di amici, insomma anche solamente per una valenza statistica abbiamo deciso di continuare ogni domenica imperterriti anche sotto la neve con un solo spettatore, e oggi è un evento, diciamo, quasi un format, potremmo dire. Allora, quelli invece non sono delle nostre installazioni, come invece hai potuto notare che ogni domenica ci sono, bensì sono vere, cioè noi siamo andati via un giorno ad aprile, il 14 aprile, in Puglia per una tournée, e niente, i nostri vicini il mattino dopo ci hanno mandato questa foto, praticamente sono saliti, non sappiamo chi perché nessuno ce lo ha detto, e hanno piazzato, in realtà sappiamo che l'amministratore di condominio ha piazzato questi due che a noi sembrano divieti di sosta, tu che sei giovane dovresti saperlo, questi sono divieti di transito e sosta, va bene, con questo vietato l'accesso, non so quanto siano legali senza alcun foglio, insomma l'ordinanza, non saprei, e però di fatto questa che è una parte condominiale, quindi comune, quindi anche per una parte nostra che veniva utilizzata sì per il concertino, è stata sequestrata, diciamo, è stato vietato in questo modo l'accesso. E dunque noi continuiamo ovviamente a fare il concertino dal balconcino, sfruttando anche il balcone dei vicini, come vedete sopportano benissimo una batteria eccetera, e di fatto gli attacchi non sono assolutamente legati all'utilizzo di uno spazio, bensì all'idea proprio del concertino dal balconcino, quale alcuni forse adesso, così come si rivela, dà fastidio. Alcuni vicini, è tutto, cioè esattamente come una situazione, diciamo, in qualunque penso condominio, cioè tre persone sono nostri grandissimi fan, tre persone dà immensamente fastidio e gli altri 20 se ne fregano, comunque non ci sono. In ogni caso questo è il senso della nostra piccola rivoluzione in ciabatte, cioè mettere anche nelle condizioni, vedi, abbiamo un pubblico cosciente, perché è l'unico almeno formalmente ad essere in difetto, se dovessero mai dirci qualcosa, hanno anche tirato fuori storie come per esempio che il cortile può contenere al massimo 99 persone, quindi oggi ce n'erano almeno su una foto 38 fuori regola, quindi io non so, questa è la situazione, che come in qualunque altro tipo di rapporto, di situazione che, in cui il coinvolgimento delle persone è la loro parte più bella, secondo me, viene portata sul piatto, è una situazione in cui penso le persone belle si rivelano ancora più belle da chi è chiuso dentro casa sua a guardare Barbara D'Urso, probabilmente rimarrà. Noi continueremo in ogni caso e inviteremo tutti a condividere con noi questo momento, a bere un bicchiere di vino, salire in casa, eccetera. E invece oltre al concertino? Oltre al concertino facciamo il teatrino, che abbiamo inaugurato lunedì con lo spettacolo di Alice Conti e Nicola Boursier. È un teatrino per pochi, perché si trova nel backstage del balconcino ed è bellissimo, sono 20 posti, 5 in piedi, 20 a sedere. E c'è un palco vero, un sipario vero e una programmazione vera, che sicuramente considererà anche Laura Purino ospite oggi al balconcino nel suo programma da ottobre. Grazie. Prego.